Ben trovati a Giovanni Limpinelli, oggi è martedì e parliamo di calcio qui ad Obiettivo Sport, il solito focus dedicato al pallone locale. Iniziamo dal CIE che ovviamente si sta prendendo la scena in questi ultimi giorni. Il CIE che ha la squadra, ha perso 1-0 in casa contro il Cregas per effetto del gol di Palmieri a 6 minuti al termine, ma soprattutto, beh, dobbiamo dargli l'attualità perché ogni giorno c'è attualità per quanto riguarda il CIE. Staffa è stato esonerato, non è più il tecnico nerazzurro, al suo posto è arrivato Paolo Caputo, un nome che non ha bisogno di presentazioni, una scelta, quella del presidente Costanzo Arduini, che è stata improntata nell'affetto nei confronti dei tifosi che volevano Caputo sulla macchina nerazzurra, lo chiedevano a gran voce ormai da diversi mesi e quindi sono stati accontentati, è stata fatta questa scelta da parte del presidente originario di Sezze. Quindi Paolo Caputo scenderà in campo e andrà sulla panchina nerazzurra già dal match di domani di Coppa Italia contro il Serpentara, tratta allenata da Enrico Baiocco, che è un amico di Paolo Caputo, visto che i due condividono l'esperienza con l'associazione 1 contro 1, che questa è stata fatto anche da Civitavecchia con un'iniziativa che si è svolta al campo Luca di Ianne, quello della Leon a San Gordiano. Per cui Paolo Caputo è il nuovo allenatore. Ieri ha avuto un vertice, un pranzo di lavoro con Costanzo Arduini, i due si sono incontrati. Caputo un po' smentito questa voce, però credo sia ovvio che abbiano parlato anche di mercato, visto che le liste sono aperte, si può acquistare, si può vendere fino al 16 dicembre. D'altro, una piccola curiosità, con tutte le novità che arrivano giorno per giorno dal Civitavecchia, gli acquisti di Tagliabue, di Greco e di Pevari sono diventati preistoria praticamente giornalisticamente parlando, visto che ogni giorno ci sono delle cose nuove e quindi è arrivata, come detto, anche questa novità per quanto concerne i nerazzurri con Paolo Caputo sulla panchina. Vediamo, però, è arrivata la sconfitta contro il Cregas e Civitavecchia che è dietro in classifica al quarto, quinto posto. Cregas ha fatto un bel balzo. Il peccato è grosso, il rammarico è grosso, perché l'Atletico Fiumicino ha pareggiato tra la Valletta e ha perso clamorosamente la gara contro la Boreale, quindi è un KO che fa male, quello per Luciani e compagni. I giocatori più rappresentativi del CIEC si sono espressi al meglio, Beniadusso, Laurato, Luciani non si sono comportati al massimo e quindi c'è da mettere carne sul fuoco in vista del match di domani contro il Serpentana, ma soprattutto con la domenica prossima in quella di Fregene, perché si affronterà l'Atletico Fiumicino nel big match della 15ª giornata del campionato di eccellenza. Cambiamo casacca, passiamo da quella nerazzurra a quella rossa, perché vanno fatti i complimenti alla compagnia portuale che è andata ad espugnare il campo di Torbella Monaca 3-2 ai danni del Monteceglio, il Monteceglio che ha già perso in casa contro il Tolfa, l'ha fatto anche contro la CPC. Quindi un bel successo per gli uomini di Massimo Castagnani, grazie ai gol di due difensori, Poggi e Caforio, che con un calcio di rigore ha risolto la partita al 90esimo, e poi ha segnato finalmente anche l'attaccante, perché è difficilmente accaduto questa stagione, con Gigi Ruggero che ha segnato la rete del 2-1 momentaneo. Finalmente ha segnato Gigi Ruggero il secondo gol della stagione, però il primo era arrivato nella maniera più facile, un calcio di rigore sbagliato e solo ripartuta l'ex Rieti ha segnato la rete in quella circostanza. Cambia non tanto in classifica per la compagnia portuale, che si riporta comunque al terzultimo posto insieme all'Almas a quota 12 e quindi un successo quello arrivato contro il Monteceglio, importante soprattutto per il morale, perché la squadra si è rifatta dopo 4 sconfitte consecutive, dopo una serie di risultati negativi non finiamo più e quindi si può affrontare al meglio le prossime gare, a cominciare da domenica prossima quando ci sarà il derby comprensionale contro il Ladispoli. Vi ringrazio per l'attenzione, si chiude qui questo appuntamento di Obiettivo Sport dedicato al calcio, ci vediamo nei prossimi giorni.